Buonasera, cari telespettatori. Una nuova puntata di ABS Motori. Diciamo che questa puntata, in questa puntata, ritorna la nostra Francesca Agnati. Buonasera Eccomi, Francesca Eccomi, buonasera, sono tornata qui più carica che mai al fianco ovviamente di Giuseppe Polari Buonasera Giuseppe, Ciao buonasera Francesca. a tutti i telespettatori Siamo pronti per una super puntata È Giuseppe. una puntata veramente interessante sì. perché come sai dalla scaletta poi lo vedranno anche i nostri telespettatori a breve ci saranno moltissimi argomenti siamo stati, poi entriamo nel merito logicamente a Motorbike Expo a Verona per vedere che cosa, molte attività abbiamo fatto diverse interviste Abbiamo coinvolto non solo gli espositori ma anche i visitatori e poi vedrete. Esatto, e quindi la prima parte è un pochino più dedicata alle due ruote e nella seconda parte invece abbiamo il macro tema che è il tema della formazione. Quindi ovviamente una puntata super ricca di novità e a proposito di novità lanciamo la nostra rubrica TG News con Martina Stelluti. Mm. Buonasera a tutti, nuova puntata del TG News. Tecnologia superiore. Le batterie VARTA AGM di Clarios assicurano prestazioni ottimali per gli XEV. Gli XEV sono dotati di una batteria a 12V, in aggiunta a quella ad alta tensione. L'abbinamento delle due batterie assicura prestazioni ottimali da parte del veicolo, assicurando le funzioni legate a comfort e sicurezza. Mercato auto, freno a mano in Europa. Risultato non soddisfacente nel mercato auto dell'Europa occidentale. A dicembre, dopo ben 16 mesi di crescite consecutive, ha infatti accusato un calo del 3,8%. Il bilancio complessivo delle matricolazioni del 2023 ha chiuso a quota 12.847.481, con un incremento del 13,7% sul 2022, ma con un calo di ben il 18,7% sul 2019. PPG e il meeting distributori. Il 14 e il 15 febbraio PPG organizza presso una Hotels Expo Fiera Milano la Convention Distributori PPG 2024. Un evento importante per l'azienda perché segnerà i programmi per l'anno in corso e per il futuro. Un futuro sempre più tecnologico, dove sarà fondamentale avere prodotti di qualità e servizi da primi della classe. Nuova nomina al vertice di UFI Filters. Stefano Gava è il nuovo Chief Executive Officer del gruppo UFI Filters. Il consiglio di amministrazione di UFI Filters, riunitosi il 16 gennaio scorso, ha approvato la nomina di Stefano Gava a CEO del gruppo, che succede a Rinaldo Facchini. Con quest'ultima notizia si conclude il TG News. Alla prossima settimana! Grazie alla nostra Martina Stelluti che ci porta sempre delle super novità all'interno del nostro mondo aftermarket. Abbiamo potuto vedere ovviamente sempre dei prodotti, ma anche i numeri delle immatricolazioni, eh, in questo caso di dicembre 2023, e poi nuove nomine, quindi super sì. novità. In questo sì. caso si trattava di UFI Filters. Dove andiamo adesso, Giuseppe? Adesso, prima di entrare alla fiera, al Motorbike Expo, che ha visto 700 espositori, come sai, è veramente un numero Tanto. importante di visitatori superiore a quello dell'edizione precedente. Che è stato di 160.000 visitatori, telespettatori. E in questo caso, la prima cosa, prima di ne entrare nel merito del racconto di Motorbike Expo, ti dico: ma ci siamo mancati un po' in queste puntate o no? Devo dire da morire, da è vero. Morire. Poi eh. ero a casa, vi guardavo e in queste due puntate sono diventata uno dei telespettatori più. Sì, <ride> ero, sì. lì, ero lì, ero sì, lì dalle esatto. 20.25 ad aspettarvi. No, a parte gli scherzi, sono contenta di essere tornata qui al ah, tuo fianco. Grazie. Quindi... E in questo momento però torniamo a. A Verona, e qui raccontiamo un attimo che cosa è stato, cosa c'è stato al Motorbike Expo. Ascoltiamo. Si è appena concluso a Verona il Motorbike Expo 2024, un evento che ha attirato un grande numero di visitatori, tra amanti delle due ruote, appassionati e centinaia di espositori. In uno spazio espositivo di 100.000 metri quadrati, 700 aziende e 19 case motociclistiche hanno potuto presentare le loro ultime novità in 7 padiglioni. Inoltre sono state allestite sei aree esterne che hanno ospitato gare, spettacoli, esibizioni e molto altro. Il panorama custom internazionale è stato rappresentato al massimo livello, con la partecipazione di grandi nomi provenienti da tutto il mondo e le loro creazioni, sempre più al confine tra meccanica e arte. Lo sport motociclistico, declinato in tutte le sue forme, è stato praticato nelle aree esterne e raccontato attraverso le voci dei protagonisti, come piloti, team, promoter e organizzatori con un'attenzione particolare alla mobilità e alla sostenibilità ambientale. L'appuntamento con i motociclisti è già fissato per la diciassettesima edizione del Motorbike Expo, che si terrà dal 24 al 26 gennaio 2025 presso Verona Fiere. Come sappiamo, Giuseppe, cari telespettatori, le telecamere di ABS Motori non si fermano a questo quindi a raccontarvi come è andato l'evento ma noi vogliamo sempre un po' entrare proprio a piedi pari all'interno di eh, questi eventi meravigliosi. Quindi in questo servizio vediamo le interviste a qualche visitatore e non solo. Guardate. Come sta andando la fiera? Cosa potete raccontarci? Ma bene, sempre bella la fiera di Verona, ci sono sempre un sacco di novità da vedere, da visitare, begli stand. Belle moto, sempre, è sempre un piacere venire qua a Verona. Sono anni che la facciamo e, è un cult per noi tutti gli anni. Sì, sono tanti anni che veniamo qua e diciamo che ricalca il solito, la, la, la fiera che, che fanno solitamente. Ecco, quindi, tanti bei stand, tanta bella gente. No, la fiera è sempre bella come tutti gli anni. E la cosa bella è che è molto incentrata sulle specialità, quindi c'è custom e soprattutto mototurismo, che è la cosa che per cui sono venuto oggi. Sta provando questa bellissima moto, quindi cosa ci può dire? Ne è convinto? Sì, è convincente, però io sono più per la Kawasaki e Suzuki. Che ho sempre avuto Kawasaki e Suzuki, adesso sto vedendo un po' la Yamaha, che comunque è una bella linea. Cioè, moto diversa perché io ho usato molto moto da strada. Questo è un po' nuovo per me. Qua c'è tanta roba, molto interessante, dipende dal settore che uno si sceglie di voler visitare, si può partire dal mondo dell'usato alle ultimissime novità. È molto positivo, c'è tutto e ci sono tutti. Allora, un commento dal punto di vista della sicurezza e anche comunque sappiamo che lei è una motociclista, che cosa ci sì. può dire di questo evento? Allora, per via della sicurezza siamo molto attenti a gente che non venga dentro con um, pattini, pezzi di legno, armi perché, oppure coltelli perché non si può. Cerchiamo di tenere fuori persone che mangiano, con bibite e tutto quanto, comunque la sicurezza è molto organizzata bene, siamo in due, tre per padiglione. E vedo che c'è anche tanto disponibilità verso le persone insomma Francesca dopo i visitatori cosa tocca adesso gli, i espositori. gli espositori esatto e quindi abbiamo qualcuno un po' originale vediamo qui presentiamo un nuovo progetto eh, che sono i carter per un motore estremamente venduto dagli anni 90 ad oggi della motore minarelli una M6 abbiamo replicato i carter facendo delle modifiche per aumentare le prestazioni e su cui possono essere montate anche tutte le nostre parti che abbiamo già a catalogo e nuove parti che usciranno a breve. Come sta andando innanzitutto Motorbike Expo? Beh direi bene, giornata bella piena, gente interessata. Eh, questa fiera è una fiera in cui vediamo il cliente già molto pronto e preparato perché... Diciamo che dalle domande che abbiamo ricevuto, da quello che abbiamo riscontrato, c'è una clientela o comunque una parte di, di motociclisti con un, un interesse e con delle idee chiare su quello che è la motocicletta o sul prodotto inerente alla motocicletta. Noi siamo qui fondamentalmente per diciamo che è una fiera legata al mondo del custom, quindi lavoriamo moltissimo con, con il marchio Harley Davidson. E quello che proponiamo sono una serie di ammortizzatori o soluzioni per tutto il mondo del custom, quindi che sia l'Harley o che sia Indian o anche le Special che fino a qualche anno fa tenevano alto il mercato, diciamo che abbiamo prodotti per, ad hoc per questo tipo di motociclette. Eh, allora, questo Motorbike Expo ci vede per il secondo anno come main sponsor, eh, quindi questa fiera che per noi è rivolta al B2C, quindi al al cliente finale, a colui che uh, veramente utilizza, uh, prova, testa uh, i, nostri, i nostri prodotti, perché la nostra immagine come, come azienda davanti a un traguardo che vediamo di 5 anni dell'apertura della, della filiale italiana dà un, uh, un vento di, di novità e, e quindi siamo molto felici di, di essere qui. L'afflusso è sicuramente maggiore rispetto all'anno scorso. Eh, non abbiamo avuto un momento di respiro e questo è positivissimo visto che è il secondo anno della nostra partnership con Motorbike Expo. E I prodotti che stiamo esponendo sono prettamente ehm, indirizzati al mondo race e al mondo anche del gran turismo, comunque, è dedicato, un mondo dedicato ai, ai viaggiatori motociclisti. Sono Daniele Saggiomo in Arte Passerotto e sono qui per Kawasaki a customizzare diciamo, questa, questo modello eliminator de, della Kawasaki. E, in questo bellissimo evento che ci stiamo divertendo molto, e, ci siamo quasi, dai piano piano e, stiamo facendo una grafica a tre livelli, quindi ci vuole un, il suo tempo, però siamo a buon punto. Non sono mai stato a un evento del genere, e, mi sto divertendo tantissimo e spero di dare il massimo per questo progetto avete visto che bello è il mondo delle due ruote ma perché è un po' originale rispetto a quello dell'auto questo non voglio dire Francesca che anche il mondo delle quattro ruote e più ruote non è bello sono d'accordo okay. sono belli entrambi diversi ma... ma belli entrambi fantastico un po' come noi giusto? <ride> un po' come noi è vero comunque mi permesso di dirlo <ride> a proposito di due ruote <ride> cosa abbiamo qui? diciamo che abbiamo un nuovo packaging dell'accordo Benelli-Maroi-Bardal che è stato siglato proprio durante il Motorbike Expo e che cosa possiamo dire Francesca? Esatto, possiamo dire che ovviamente noi, le nostre telecamere, la nostra redazione di ABS Motori era lì presente quando hanno firmato questo accordo. E quindi vogliamo farvi vedere di che cosa si tratta. E poi, ovviamente, abbiamo anche ascoltato la voce di Cosimo Campolmi, direttore generale Marò Il Barda d'Italia. In occasione del Motorbike Expo, Benelli, iconica e storica casa motociclistica di Pesaro, ha siglato un accordo biennale con Maroil, che da 50 anni sviluppa, produce e commercializza in tutto il mondo il top di gamma di oli additivi Bardal per la moto. L'accordo, a partire dal 2024 con durata biennale, vedrà Maroil Bardal Italia, official lubricant partner di Benelli. Due marchi italiani che possono vantare una storia illustre, accomunati da valore e passione per le due ruote, capaci di coniugare tradizione e qualità di innovazione in prodotti di eccellenza, pensati per soddisfare le esigenze di ogni cliente. L'accordo prevede la fornitura di prodotti lubrificanti Maroil Bardan per tutti i concessionari Benelli dislocati sul territorio nazionale ed europeo. Per l'occasione Maroil ha realizzato un lubrificante specifico espressamente dedicato a Benelli. Il nuovo prodotto sarà disponibile dalla primavera 2024 presso i concessionari Benelli, insieme agli altri prodotti della gamma Bardal. Ai nostri microfoni Cosimo Campolmi, direttore generale Maroil. Come mai la scelta non solo di Motorbike Expo in primis, ma l'accordo che obiettivo si pone? Allora, la scelta di Motorbike Expo è molto legata anche alla tempistica, perché è un accordo che nasce adesso, primo gennaio. Questa è la prima fiera diciamo, importante nel settore, quindi, non potevamo mancarla o non potevamo non venire a, a fare qui diciamo, la presentazione di questa bella novità per noi e spero anche per Benelli. Cosa mi aspetto? Beh, mi aspetto? Mi aspetto molto perché è un bel connubio. Eh, abbiamo trovato subito un ottimo feeling con, eh, con le persone di Benelli, sia da un punto di vista umano che è importantissimo, sia da un punto di vista degli obiettivi. Quindi diciamo, i nostri obiettivi collimano e solitamente, quando è così, diciamo, due aziende lavorando insieme. C'è una buona probabilità di fare bene, poi chiaramente sarà il mercato a decidere. Ecco colori originali, credo per la prima volta invece del giallo c'è cioè forse il colore da Benelli. Che cosa ci puoi dire proprio di questa scelta del packaging? Allora, intanto vi posso dire che come potete vedere dalla lattina è il marchio Benelli. Questo è tutti in effetti un olio a marchio Benelli. Riportiamo la firma e copertina M, che portiamo anche sui prodotti a marchio Bardal, perché M sta per Maroil Plus e dietro, ovviamente, abbiamo. Prodotto da Amaroil. Un'altra cosa importante è che il eh, nostro obiettivo di fare anche olio per altri marchi non è quello di fare il conto terzista, ma è quello di mettere il nostro know-how a disposizione del partner, in questo caso di Benelli, perché noi faremo sì un gran bel prodotto, ma vogliamo aiutare il partner anche nel presentarlo e quindi noi saremo comunque. Attivi anche sulla parte di scelta dei colori, del packaging, del, di come si comunica il prodotto stesso. Stiamo investendo sullo stabilimento, quindi su tutto il reparto produttivo, ma anche sulla nostra parte di laboratorio, di ricerca e sviluppo, perché chiaramente se vogliamo mettere a, diciamo, a disposizione di grandi aziende il nost nostro know-how dobbiamo chiaramente anche noi crescere e stiamo facendo questo e lo puoi fare solo attraverso investimenti in strumenti e persone. Grazie, Cosimo, direi in linea alla regia. Grazie a tutti. Bene Giuseppe, un accordo sicuramente importante, abbiamo ascoltato le parole di Cosimo Camponi, ricordiamo che questo lubrificante Benelli sarà disponibile dalla primavera 2024, quindi tra poco. Ecco, diciamo Noi facciamo così. il brindisi, Francesca, eh, e ovviamente mandiamo alla linea dove? Alla pubblicità, tra poco. If it was the battery. we we'll put you a new one in. Is it a GSUASA? That's all we ever used, to be honest. You ask, sir. GS GSUASA. Is it GSUASA? Yeah. In there? The battery is? Yeah. Yeah. In there as well? Yeah. Oh, that one? Yeah. That one too? Yeah. So I need a GSUASA battery? To be an astronaut. Mm hmm And mummy and daddy need one just to pop to the shops. <laughs> <laughs> Questa è la seconda parte della puntata, Francesca entriamo nel merito un po' della formazione, sì. degli argomenti tecnici, infatti dove andiamo? Andiamo a Reggio Emilia, siamo stati all'interno dell'aula tecnica di Prospero e abbiamo seguito un corso di Betag Innovation insieme ai carrozzieri. Quindi adesso Daniele Dallari ci racconta un pochino la giornata e poi vediamo che cosa hanno fatto nel concreto i tecnici. Ciao a tutti, eh, sono Daniele Dallari, ci troviamo oggi a Reggio Emilia nel nostro centro tecnico di formazione. E stiamo facendo un corso di formazione Beta Innovation eh, per qualificare quattro tecnici di carrozzeria nel programma OPRS, che in inglese significa Outer Panel Repair Specialist, ossia diciamo, tecnici specializzati nella riparazione dei pannelli esterni dell'automobile. Oggi è la giornata conclusiva: abbiamo quindi gli esami di verifica sulle varie tecniche che abbiamo insegnato eh, in precedenza. E possiamo fare una passeggiata e vi presento le carrozzerie, i tecnici e che cosa abbiamo fatto. Qui abbiamo Vincenzo di, di Benedetto Automotive di Barletta eh, che sta facendo un test di riparazione con la tecnica dei levavolli su una maccatura in aria libera che ha riparato con una leva e adesso sta ribattendo eh, le piccole imprecisioni che possono essere venute durante le spinte. Questa invece è la postazione sulle medie ammaccature, eh, dove interveniamo con un sistema spotter e stiamo raddrizzando una linea, in questo caso siamo già nella fase di finitura. Il tecnico si chiama Nicolas, è di Auto Center Arese e sta facendo la finitura nella parte deformata sotto la linea. Questa è una postazione di riparazione invece a colla, la colla oggi tutti sanno che può, si possono fare bellissime cose con la colla, soprattutto in fase di sgrossatura. Eh, lui è Salvatore, eh, Carrozzeria Gramsci di Milano e sta riparando una maccatura su una linea usando la colla. La finitura non sarà perfetta ma è decisamente un intervento poco invasivo rispetto alla saldatura e poi potrà essere finito in un modo tradizionale. Qui abbiamo la postazione della riparazione plastica, oggi come tutti sapete le plastiche fanno parte, una parte importante del veicolo, quindi dobbiamo imparare a ripararle. Qui stiamo riparando una crepa, il tecnico si chiama Luca, è di MV Carrozzeria, sempre è località Milano e sta riparando una crepa eh, su eh, uno spigolo di un paraurti. Un'altra tipica riparazione che eseguirà dopo è la ricostruzione di un fissaggio che si rompono. Eh, si rompono spesso quando c'è una piccola collisione. Rimaniamo su BETAG e Francesca, chi abbiamo intervistato adesso? Abbiamo intervistato l'amministratore delegato di BETAG Innovation. Guardate cosa ci ha raccontato. Mi chiamo Ralf Michtri e faccio parte di BETAG Innovation. Sono entusiasta di collaborare con Daniele Dallari da anni per fornire formazioni ai tecnici. Il nostro obiettivo è creare professionisti migliori e capaci di riparare automobili, consentendo a tutti di ottenere un'esperienza di riparazione migliore e controllando i costi e per le stesse carrozzerie, l'esperienza di riparazione è sicuramente migliorativa. Per questo siamo qui per fare formazione e cercare di formare dei tecnici migliori, capaci di affrontare anche riparazioni di ottimo livello sulle nuove tipologie di Auto che ci sono sul mercato. Rimanendo nel tema della formazione, che è un po' il macro tema di questa seconda parte di, di puntata, eh, siamo stati a Sesto San Giovanni dai Salesiani per un corso Midas, Giuseppe. Quindi adesso vediamo com'è andata, ma non solo, perché abbiamo anche intervistato oh, assolutamente la titolare di uno di questi centri Midas Marisa Zingaro. Ascoltiamo. Oggi importante giornata di formazione, ci troviamo presso la scuola dei Salesiani eh, dopo l'incontro di Midas con le classi terze e quarte della scuola e iniziamo l'anno 2024 con tante novità, tra cui appunto la possibilità eh, che vengono date agli studenti di incontrare le aziende, quindi distributori e fornitori al fine appunto di poter eh, entrare in contatto con queste realtà e eh, prendere tutta una serie di conoscenze che sicuramente saranno utili per il loro futuro. Come altra novità, la possibilità di accedere a pacchetti di ripetizioni fornite dalle stesse aziende appunto per poter migliorare le proprie conoscenze e appunto ad accedere a ulteriori informazioni. Qual è l'importanza della formazione e dell'incontro con le classi oggi dell'Istituto dei Salesiani? Ehm, oggi la formazione è molto, molto importante per noi imprenditori alla ricerca frequente di personale e l'incontro oggi qui alla scuola dei salesiani è importantissimo per far capire che fuori dal, dall'istituto ci sono grandi opportunità per questi studenti, opportunità che vanno dal mondo operaio, meccanico, al mondo imprenditoriale, al mondo dell'accettazione, quindi far capire che al di fuori c'è lavoro. Quali sono invece quindi i valori che volete trasmettere a questi ragazzi con questi incontri? Vogliamo trasmettere ehm, il valore della consapevolezza, del fatto che eh, fare una buona formazione, e essere consapevoli che la propria passione si può trasformare in quello che può essere la tua attività del futuro, in quella che può essere la tua professione, quindi abbinare quello che più ti piace, in questo caso il motore, moto, auto, al tuo lavoro è veramente, penso il sogno di ognuno, no? Fare della propria vita il proprio hobby. Rimaniamo nell'ambito della formazione, come hai detto prima Francesca <ride> e qui noi siamo a Brescia, rientriamo in uno dei centri dei Salesiani perché Diciamo, è stato inaugurato questo nuovo corso IFTS legato al Carmaster insieme ad altre aziende veramente importanti. Vediamo il servizio. Presso l'Istituto Salesiano Don Bosco di Brescia è stato recentemente presentato il progetto Carmaster, un percorso formativo promosso dai TS Lombardia Meccatroniche con Fartigianato Imprese Brescia e Lombardia Orientale, in collaborazione con Ransta d'Italia. Il corso di istruzione e formazione tecnica superiore IFTS, chiamato CarMaster, la marcia più alta per il tuo futuro, è iniziato a metà dello scorso dicembre ed è dedicato alla formazione di giovani che vogliono conseguire la qualifica professionale di esperto in tecniche e applicazioni alla carrozzeria del veicolo. Il percorso dura circa 900 ore e si concentra sullo sviluppo di competenze tecniche nell'ambito della meccatronica e della carrozzeria del veicolo. Le imprese hanno la possibilità di formare e inserire nel proprio organico tecnici specializzati attraverso questo corso e anche di creare reti e collaborazioni con altre realtà del territorio. E proprio in tema di questo percorso di formazione, Giuseppe, abbiamo anche fatto eh, qualche intervista, come solito fare in ABS Motori. E in questo caso abbiamo intervistato Simona Tironi, assessore della formazione della Regione Lombardia, ma anche il don Daniano Galbusera, che è il direttore della casa Don Bosco di Brescia. Ascoltiamoli. Allora, siamo qui con l'assessore Tironi. Ecco, a livello regionale, eh, Lombardia come si comporta in tema di formazione rivolta ai giovani nel settore automotive? Beh, il tema della formazione a 360 gradi, in modo particolare in questo settore, per noi è la nostra priorità, perché il tema della formazione quindi delle competenze è un tema centrale e eh, noi investiamo proprio nella formazione professionale Regione Lombardia è un po' la leader a livello nazionale per il numero di ragazzi in formazione nei nostri corsi e percorsi, per il numero delle fondazioni che noi abbiamo e quindi anche di istituti che abbiamo sul nostro territorio e anche l'adesione alla sperimentazione del nuovo professionale ne è la testimonianza. Investire nella formazione vuol dire investire non solo nelle generazioni future importantissime, ma soprattutto investire nel nostro mondo economico produttivo, quindi imprese, perché è la competenza quello che oggi le nostre aziende cercano, non è solo la ricerca di personale, di quindi di capitale umano, ma di capitale umano formato. Una battuta sull'innovazione tecnologica: c'è l'elettrico che incombe, può essere un'opportunità secondo lei o un problema anche a livello di formazione verso i giovani? No, noi non lo vediamo come un problema, lo guardiamo come un'opportunità. L'opportunità la dobbiamo sfruttare e anche qui torna in campo la formazione. Se lo leggiamo come opportunità vuol dire davvero reagire e prendere quella parte positiva del cambiamento che non possiamo fermare. E se noi prepariamo attraverso le competenze... Le generazioni del futuro, i nostri ragazzi, ma penso alla formazione continua dei dipendenti già assunti all'interno delle nostre aziende, vuol dire che anche in questo caso noi la sfrutteremo come una grande opportunità e non come un problema. Ecco qual è il vostro compito in questo progetto? Eh, a me piace pensare questo compito come quello che è il catalizzatore dal punto di vista chimico, quindi ci sono tanti elementi sul tavolo. Se non c'è il catalizzatore succede niente e se invece c'è il catalizzatore scatta la reazione. Ecco, in questo senso mettere eh, in correlazione, ma in una correlazione che poi fa nascere qualcosa di nuovo, i desideri dei ragazzi che trovano percorsi che sono effettivamente su misura per loro. Eh, loro poi lo verbalizzano in una maniera molto semplice, mi piace questo tipo di percorso, ma dentro il mi piace c'è qualcosa di più, cioè lo trovo in sintonia con me, con le mie attitudini, con quello che sono, è proprio quello che fa per me. Le richieste delle aziende, dall'altra parte, che hanno bisogno di personale qualificato, eh, competente e ci tengo a dire, dal punto di vista formativo noi lavoriamo sull'aspetto tecnico ma lavoriamo anche sul tema della formazione umana, della capacità di relazione, della capacità di crescere lavorando insieme e quindi sono elementi che caratterizzano un percorso formativo a 360 gradi. Rimaniamo sempre tra i giovani e qua Francesca tocchiamo la nostra rubrica SOS Lavoro perché come sai cerchiamo di dare qualche indicazione ai ragazzi e ai diversamente giovani come me di trovare lavoro. Qui dove rimaniamo tra i giovani? Esatto. E ovviamente entriamo nel merito della questione stipendio, compensi e tante altre cose, ascoltiamoli. Cosa puoi dirci invece per quanto riguarda lo stipendio, che cosa ti aspetti? Assolutamente non cifre spropositate, penso che eh, quando si assume un operaio eh, si eh, sappia valutare le sue caratteristiche e la sua professionalità e penso che appunto da quello eh, si possa dedurre uno stipendio che possa essere dignitoso per eh, appunto questo operaio. Per quanto riguarda lo stipendio penso che eh, debba dipendere dalla mansione in cui sarò assunto, eh, quindi spero di non essere assunto, con, di essere assunto, mi collego con una mansione non basilare ma sicuramente penso di appunto effettuando questo corso magari lo stipendio potrei anche migliorare oltre non so ora di cifre 2000 3000 non lo so siamo arrivati alla fine francesca della sì, puntata veramente intensa ricca di servizi perché abbiamo spaziato tra le due ruote, la formazione, mm -hmm. il mondo della riparazione anche in carrozzeria. E insomma, adesso è il momento di salutare i nostri telespettatori e logicamente di rimandarli al prossimo mercoledì in prima serata alle 20:30 su questo canale, giusto? Esatto, ricordiamo ovviamente che qui sotto potete vedere tutte le copertine delle nostre riviste. Per qualsiasi cosa potete contattarci a infochiocciola sgcom Nelle prossime puntate vi racconteremo anche di qualche rubrica nuova e qualche novità del stiamo 2024. Studiando diverse, esatto, eh? ne stiamo studiando di diverse, quindi mi raccomando seguiteci, abbiamo anche tutti i nostri social e anche il nostro TikTok con milioni di visualizzazioni, chioccerina ABS motori, quindi ovviamente vi aspettiamo qui settimana prossima, mercoledì 20.30. Grazie Giuseppe Polari. Grazie Francesca Agnati. Buonasera. Buona serata.